Dottor Locatelli, quindi FIASO attiva un laboratorio per la comunicazione e la promozione della salute. Sì, è un laboratorio importante, è un modo di FIASO di operare in ambito sanitario e quindi di attivare dei momenti di confronto rigorosi tra le aziende. La partecipazione, la condivisione delle esperienze e la capacità di comunicare sono troppo importanti per raggiungere gli obiettivi che le aziende, FIASO, ma tutto il sistema sanitario, sia regionale che nazionale, hanno. Un laboratorio che si propone di avere una vasta rappresentatività territoriale, sono molte le aziende presenti oggi e che hanno aderito all'iniziativa? Sì, c'è stata un'adesione che probabilmente dà ragione dell'interesse vero a poter comunicare le tante positive esperienze che ci sono e anche quelle che saranno ancora da ricercare. Sono 20 le aziende nei vari territori della nostra Italia che partecipano attraverso come aziende, quindi con i propri professionisti della salute in termini di informazioni sanitarie e di prevenzione della salute e con i propri professionisti della comunicazione, perché occorre anche che queste informazioni arrivino al cittadino e occorre stabilire delle alleanze. Come si può arrivare al cittadino senza che le istituzioni siano interessate? Ecco, quindi questa è una domanda retorica, quindi un coinvolgimento dei comuni, delle istituzioni, del terzo settore, delle associazioni di volontariato per far sì che l'informazione, che gli stili di vita contribuiscono per più del 50% al nostro star bene, arrivi a tutti, ci arrivi davvero.